La pandemia deve diventare quell'evento straordinario che, se affrontato con visione prospettica e una ferma volontà di iniziativa, può essere l'innesco per una ricrescita del Paese e un'occasione di sviluppo di aree tecnologicamente strategiche per le nuove generazioni. Come noto agli onorevoli interroganti, la produzione dei vaccini anti-Covid in Italia è uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni. Lo scorso 25 febbraio ho incontrato al Ministero dello Sviluppo Economico i vertici di Farmindustria e AFA, l'ho rifatto questa mattina, al fine di individuare le aziende e le tecnologie disponibili per avviare un programma industriale nazionale diretto a aumentare la produzione di vaccini anche attraverso un impegno diretto dell'industria farmaceutica in Italia. In tale ottica si sta procedendo a individuare le aziende che dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico potrebbero essere in grado, in un ristretto arco temporale, di produrre vaccini in Italia, anche sulla base di accordi commerciali con le multinazionali detentrici dei brevetti. A questo proposito, proprio domani mattina avrò un incontro con il commissario europeo Breton per discutere la disponibilità al trasferimento tecnologico dei brevetti, che è la condizione essenziale per poter poi procedere. Ciò può essere realizzato anche tramite la riconversione di impianti esistenti e la strutturazione di filiere in grado di garantire tutte le fasi della produzione, da supportare con adeguati ausili pubblici per le imprese interessate, che sul fronte della produzione necessitino di idonei bioreattori preposti a produrre il principio attivo del vaccino e dal punto di vista delle attività a valle richiedono adeguate infrastrutture per l'infialamento. In quest'ottica si sta valutando anche l'opportunità di utilizzare contratti di sviluppo quale strumento idoneo a garantire il finanziamento dell'attività della ricerca, anche applicata, e dello sviluppo, nonché la possibilità di realizzare un polo nazionale pubblico-privato per la produzione di vaccini, che garantisca l'Italia non solo nell'attuale fase emergenziale, caratterizzata da ingenti tagli nella consegna di inserire da parte delle aziende farmaceutiche rispetto agli impegni presi, ma anche per le future esigenze, tanto in campo vaccinale quanto della ricerca e dello sviluppo. L'obiettivo è di rendere l'Italia nel quadro europeo autosufficiente rispetto a fatti, eventi e situazioni che temiamo possano riprodursi inevitabilmente nei prossimi anni. Grazie.